I sostenitori della trasgressione morale e culturale permanente fanno direttamente il gioco dei predatori della finanza mondiale, nella misura in cui il capitalismo sembra non solo le strutture di vita comunitaria tradizionali, ma anche il legame sociale, i valori condivisi, i modi di vita specifici, le culture popolari. Ecco, queste affermazioni hanno fatto scandalo in Francia recentemente e hanno mandato sotto processo mediatico questo, non so se possiamo chiamarlo filosofo, io non lo conosco, comunque rimane il fatto che ha subito un processo mediatico perché è dato fuori dagli schemi tradizionali della sinistra. Ora, questa deviazione dagli schemi è un po' un percorso che vede parecchi pensatori della sinistra cominciare a sgomitare dentro una camicia stretta che non riesce più a dare risposte prima di tutto a loro e poi anche alla società. Ecco, io vorrei chiederti, visto che anche tu spesso ti dichiari gramsciano, vicino e comunque è originariamente marxista, ecco. Che dimensione ha questo fenomeno? Cioè, è vero che c'è, comincia a smuoversi qualcosa anche dall'altra parte rispetto a noi, ecco, in questo caso, e cominciano a scricchiolare gli stessi fondamenta del pensiero marxista nei confronti della globalizzazione, come dice Michel, o sono soltanto mosche bucchiere? Dunque, anzitutto io sono un grande estimatore e lettore di Jean-Claude Michel, che mi pare essere in Francia un po' l'equivalente di quello che è stato in Italia Costanzo Preve, di cui ho avuto la fortuna di essere allievo. In realtà Preve proveniva da una sinistra marxista, Michel arriva più dal socialismo orwelliano non nel senso, cioè nel senso che ha letto e studiato Orwell, non nell'accezione orwelliana riferita a 1984. Michel è un autore assolutamente interessante che ha scritto alcuni testi bellissimi come L'impasse Adam Smith, perché non si può superare il capitalismo da sinistra, il sottotitolo, perché effettivamente capisce Michel che se tu accetti il mito del progresso come fa la sinistra non potrai mai superare il capitalismo, perché sei già nelle sue maglie, potremmo dire, sei già all'interno della visione del mondo capitalistico e quindi non potrai mai superarlo. Infatti, come già ebbe a dire Pasolini, bisogna essere per l'idea di emancipazione, non per quella di progresso, cioè l'idea di uno sviluppo che garantisse il miglioramento delle condizioni dei ceti più deboli, non per la modernizzazione dei costumi e dei consumi, cioè per l'avanzata capitalistica. Ecco, il dramma delle sinistre, come dice bene Michel, sta proprio nel fatto che le sinistre identificano il progresso con l'avanzamento lineare a ritmo del capitale, sicché non potranno mai criticare fino in fondo il capitale, potranno tutt'al più sottoporre a sferzante requisitoria alcuni aspetti del capitale, ma mai l'essenza stessa del capitale, che è quella di un'avanzata sradicante e illimitata che mira a trasformare tutto in merce. Ecco, il capitalismo, se dovesse essere spiegato a un bambino che cos'è il capitalismo, direi che è anzitutto un alambicco che trasforma ogni cosa in merce disponibile, è un rapporto iniquo di sfruttamento asimmetrico e poi è una forma di alienazione per cui ci si estranea rispetto alla propria natura, ci si riduce al rango di cose. Queste sono le tre definizioni, ecco, che unendo Marx e Heidegger potremmo dare del capitalismo. Sempre Michel ha scritto un bellissimo libro che si intitola L'impero del male minore, dove mostra come la grande retorica della civiltà liberale atlantista oggi sia quella di presentare se stessa come il male minore rispetto a tutte le altre forme di totalitarismo, rosso, bruno e chi più ne ha più ne metta. E poi vengo a questo punto importante, credo, per il nostro dibattito. Michel scrive un bellissimo libro che si chiama Il complesso di Orfeo. Qual è il complesso di Orfeo? La vicenda di Orfeo è quella di questo appunto artista, diremmo oggi, questo suonava la lira, era un la lira intesa non in senso monetario, perché subito in questi tempi di miseria economica viene in mente giustamente
di come si stava meglio quando si stava peggio da quel punto di vista, ecco, il quale appunto persa la propria amata compagna Euridice, per recuperarla e riportarla in vita dal mondo dei morti, statuisce questo patto con le potenze infere, con Ade, può riportarla in superficie a patto che durante il cammino non si volti mai indietro a guardarla. Cosa accade? Accade che invece poi Orfeo, non essendo certo che Euridice lo stia seguendo, si volta e così la perde. Cos'è il complesso di Orfeo? È il complesso che il buon progressista medio, mondialista, global, glamour e fashion addicted ha per il fatto che ha paura costantemente di voltarsi indietro, essenzialmente. Guarda sempre avanti. Se c'è un dogma, lo dice bene Michiá, che caratterizza il progressista, è sempre quello di pensare che in ogni ambito, sempre e comunque, ciò che c'era prima non possa essere meglio di ciò che c'è oggi. Questo è il grande dogma del progressista. Ora, ovviamente io non credo che si possa dire in assoluto che ciò che c'era prima è meglio di ciò che oggi, o che ciò che c'è oggi è meglio di ciò che c'era prima. Occorre valutare, no, le sensate esperienze di galileiana memoria. Vi sono sicuramente aspetti in cui vi è stata evoluzione. L'ambito tecnico-scientifico evidentemente ci permette di dire che siamo andati avanti, ma ci sono aspetti, soprattutto nell'ambito socio culturale, politico, in cui siamo tornati indietro. Pensa, la situazione del mondo del lavoro, ad esempio, per dirne una, è infinitamente peggiorata rispetto a 30 anni fa oggi, e non bisogna essere Carlo Marx per rilevarlo. Ecco, Michiá è sicuramente il caso interessante di una voce che si è risvegliata dal covo, che ha compreso questi processi, ha compreso che oggi essenzialmente le vecchie categorie di destra e di sinistra hanno perso la loro vigenza e diventano solo strumenti di manipolazione del consenso di massa e di opposizione fra coloro i quali invece dovrebbero unirsi e lottare contro chi dall'alto li domina. Cioè la dicotomia destra e sinistra diventa uno strumento per orizzontalizzare il conflitto, per proiettarlo nella orizzontalità dello scontro fra gli ultimi, divisi ora fra destri e sinistri. Nell'essenziale, seguendo alcuni autori a mio giudizio imprescindibili come Michiá, come De Benoist, come Preve, possiamo dire che oggi non bisogna essere né di destra né di sinistra, o se preferite bisogna essere e di destra e di sinistra. Bisogna avere valori di destra, patria, nazione, famiglia, etica pubblica e quant'altro, e idee di sinistra, lavoro, solidarietà, difesa dei più deboli e così via. Laddove invece il sistema mondialista è esattamente all'opposto, ha valori di sinistra e idee di destra, valori di sinistra, cosmopolitismo sans frontières, abbattimento di tutti i confini, libera circolazione delle persone, delle merci e così via, e poi ha invece idee di destra per il fatto che per la liberalizzazione integrale, per l'idea di deregolamentare i mercati e così via. Ecco, Michiá mi pare una voce veramente preziosa in questo panorama piuttosto desolante, e non mi stupisco del fatto che sia oggetto di costanti demonizzazioni. Come tale venne trattato anche il mio maestro Costanzo Preve, che fu sempre diffamato dalla tribù pittoresca dei liberali libertari delle sinistre di completamento del capitale, che non mai compresero ovviamente la portata del suo messaggio, pur con rare eccezioni. Ecco, quindi mi pare importante più che mai tornare a rileggere Michiá, ed è una lettura che mi permetto di consigliare a tutti.